La notizia della morte di Roberto Fagnano è arrivata come un fulmine a ciel sereno. All'ospedale Mazzini di Teramo si sono riuniti i vertici regionali della sanità per ricordare a caldo l'ex manager della ASL Teramana. A parlare per primo è stato Maurizio Di Giosia, il direttore generale facente funzioni, che ha preso proprio il posto di Fagnano alla ASL di Teramo. Presente l'assessore regionale alla sanità, l'assessore regionale teramano Fioretti, e il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. L'assessore regionale alla sanità in particolare ha ribadito come Fagnano, nonostante fosse molisano, avesse un grande attaccamento alla città di Teramo. Sottolineo che era legato a Teramo. E a volte mi ha chiesto anche scusa, dice: devo passare all'ospedale di Teramo, devo passare alla città di Teramo, i medici mi chiamano, devo essere presente, chiedo scusa se arrivo un po' più in ritardo, ma non nominava il Molise, nominava Teramo, e questo ci tengo a sottolinearlo. Io credo che con il direttore, chiamo ancora così, Fagnano, va via una persona che ha avuto a cuore le sorti della nostra città e il diritto alla salute nella nostra città. Questo mi sento di dirlo, della nostra città, della nostra provincia, della nostra ASL e, come diceva prima Maurizio, di tutta la regione, perché si stava apprestando insieme alla nuova giunta regionale a dare una programmazione per tutta la regione Abruzzo. Se non è una persona che ha puntato molto sulla nostra città, nel quale siamo stati insieme qualche settimana fa a ragionare proprio di sanità, di ospedale, e devo dire che la nostra città lo ricorderà sempre per quello che ha fatto, ma non basterà ricordarlo, adesso è presto per fare valutazioni. L'impegno che lui ha profuso nel corso di questi anni per la nostra città, per la nostra provincia, a questo impegno ecco dovremmo dare una continuità a noi istituzioni. Nel corso della mattinata sono arrivati all'ospedale Mazzini di Teramo i familiari di Fagnano e il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Dobbiamo fare l'ospedale di Fagnano Roberto a Teramo, capito? Cosimo, dobbiamo lavorarci, perché lui credeva in questo sogno della sanità teramana, perché lui credeva nella sanità teramana e secondo lui questa prospettiva dell'ospedale era lo sviluppo che poteva dare la centralità sanitaria di Teramo nella regione Abruzzo. Lavoriamoci, io invito l'assessore, gli assessori, il sindaco e tutti i medici presenti ad unirci per far sì che venga coronato il sogno di un grande direttore che ha amato tanto Teramo.